bentornati a Palazzo Rospigliosi per il gran finale di Why Capri 2020, 13ª edizione, fine seconda giornata. In queste 13 edizioni a Capri, ai Why Capri, oggi in realtà siamo a Roma, abbiamo visto ospiti di assoluto valore. Ieri tra l'altro il premio Nobel dell'economia Esther Duflo, ma non c'era mai stata la Banca d'Italia. Questa è la prima volta che abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite la Banca d'Italia nella persona di Daniele Franco, il direttore generale, che farà una closing remarks, si chiamano nei grandi eventi, considerazioni finali. Di solito la Banca d'Italia fa le considerazioni finali anche in altre situazioni più istituzionali, di questi due giorni in cui abbiamo parlato del recovery plan, dell'Italia che deve ripartire, del new brave world che dovremmo provare a costruire tutti insieme in questi mesi, e poi gran finale con l'amministratore delegato di UI Italia, Massimo Antonelli. Allora, la parola alla Banca d'Italia. Allora, grazie intanto per l'opportunità di chiudere. Il tema di questo convegno è il futuro, ma forse conviene affrontare la questione del futuro partendo dall'oggi. Sappiamo tutti che la pandemia e le misure di contenimento adottate per contenerla hanno determinato quella che è la recessione più grave della storia italiana moderna. Nel primo semestre il nostro PIL ha perso il 12% rispetto all'anno prima. In aprile la produzione industriale è del 40% inferiore rispetto all'inizio dell'anno. Da maggio l'attività produttiva è in ripresa, tutti gli indicatori dell'arco sia qualitativi che quantitativi sono in ripresa. Oggi l'Istat ha diffuso il dato sulla produzione industriale di agosto. Avremo un terzo trimestre molto positivo. L'ultima previsione sull'economia italiana è stata diffusa dal Ministero dell'Economia nella nota d'aggiornamento al DEF, la NADEF, e questa indica per quest'anno una discesa del PIL di 9 punti percentuali, indica poi una ripresa di 5 punti nel 21 e di 3 punti percentuali nel 22. Questo ci dice che solo nel 2023 il PIL tornerà al livello del 2019. Per chiunque fa le previsioni adesso, la dimensione sanitaria è l'aspetto più importante. E qui noi sappiamo che non abbiamo certezze circa i tempi, i modi in cui la nostra vita potrà tornare a quella che era lo standard normale precedente. La nota d'aggiornamento del governo presenta anche uno scenario diverso, uno scenario di recrudescenza dell'epidemia, dove aumentano i contagi, aumentano di nuovo i ricoveri, si prendono misure. Ecco, in questo scenario il PIL quest'anno scende del 10,5%, ma soprattutto l'anno prossimo la ripresa è di meno del 2%. Questo è uno scenario evidentemente molto pesante. Quello che era nato come un problema di offerta, di costrizione all'offerta della produzione, è diventato strada facendo molto rapidamente un problema di carenza di domanda, di grave carenza di domanda. I consumi risentono della riduzione dei redditi, dei vincoli alla mobilità, dell'incertezza. La propensione al risparmio delle famiglie italiane nel secondo trimestre è raddoppiata al 18% rispetto a un anno prima. Gli investimenti riflettono di nuovo dell'incertezza, della caduta della domanda, quindi siamo in un circolo vizioso. La politica monetaria e la politica di bilancio sono fortemente espansive in Italia, come in tutti i paesi, però non riescono a mitigare la recessione, ma a non annullarla. Questo perché questa non è una recessione normale, è una recessione che ha alla base delle carenze di tipo sanitario, quindi i tradizionali strumenti di politica economica non possono sostenere la domanda di settori che sono vincolati dal fatto che la popolazione, i consumatori non si spostano, pensate al caso del turismo o del trasporto aereo. È inoltre difficile rovesciare le aspettative quando l'incertezza ha origini sanitarie e non origini economiche e finanziarie, come in genere è il caso. Di qui l'esigenza di continuare a prolungare, a sostenere i lavoratori e imprese, prolungare questi interventi.
Sappiamo che l'uscita dalla recessione sarà lenta e incerta nei tempi, ma proprio per questo è importante guardare in avanti e pensare a ciò che vogliamo dopo l'epidemia, e credo che questo sia il tema del convegno di ieri e di oggi. Per farlo però è bene pensare, guardare al nostro passato recente, ai nostri punti di forza, ai nostri punti di debolezza. L'epidemia ha colpito la nostra economia dopo una lunga fase di crescita molto debole. Nel 2019 il PIL italiano era ancora di 4 punti percentuali inferiore al livello del 2007. Negli ultimi 20-25 anni siamo cresciuti relativamente poco, mentre nel 1995 avevamo un PIL pro capite di quasi 10 punti superiore alla media dell'area dell'euro, adesso l'abbiamo di circa 10 punti inferiore alla media dell'area dell'euro. Sappiamo tutti, insomma, che da anni ci interroghiamo sulle ragioni, sulle cause di questa lunga stagnazione, sull'andamento insoddisfacente della nostra produttività. Qui va detto subito che il problema non è l'euro. Gli altri paesi dell'area dell'euro, nei vent'anni iniziali dell'area dell'euro, hanno avuto un andamento del PIL pro capite circa uguale a quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, quindi sono cresciuti come le altre principali aree dell'Occidente. Quindi siamo frenati da fattori specifici al nostro paese, e qui la crescita, la lista dei fattori è nota, il quadro regolamentare di cui si è parlato anche prima, il fatto che investiamo poco. Forse non è noto il fatto che nel 2019 abbiamo gli investimenti fissi lordi in Italia erano circa gli stessi di vent'anni prima, negli altri paesi dell'area dell'euro erano aumentati del 30-35%. Spendiamo poco per ricerca e sviluppo, abbiamo pochi ricercatori. Abbiamo buone scuole, buoni insegnanti, buone università, buoni studenti, ma nel complesso studiamo come paese relativamente poco e abbiamo una performance qualitativa che in alcune aree dell'apprendimento, che in alcune aree del paese non è adeguata. Sappiamo tutti che abbiamo una pressione fiscale elevata, abbiamo imprese in media relativamente piccole che hanno difficoltà a imporsi nei mercati internazionali. Insomma, abbiamo un paese che da vari anni tende a ristagnare, non è abbastanza dinamico. Ora, di fronte a questo paese abbiamo la pandemia che accelera i processi di cambiamento dei modelli di consumo, di lavoro, di investimento, di produzione, di commercio internazionale, e che si innesta su due altri fattori di cambiamento. Da un lato la digitalizzazione, ne parlava prima il rettore della Bocconi Verona, dall'altro la questione dell'ambiente. In pochi anni dobbiamo evitare il surriscaldamento del pianeta, quindi abbiamo pandemia, ambiente, digitalizzazione che richiedono un maggiore dinamismo alla nostra economia e alla nostra società, e suggeriscono di riflettere su quello che è il nostro modello economico futuro, e credo che sia esattamente l'oggetto di questo convegno, reinventare il nostro futuro noi anziché subire i cambiamenti che vengono dall'esterno. Qui serve anche un cambiamento, una riflessione sulla prospettiva temporale della nostra politica economica, perché sappiamo che la crescita riflette soprattutto azioni che incidono strutturalmente su investimenti, occupazione, innovazione, competitività, e questo esige una prospettiva temporale lunga, esige una riflessione su un modello di sistema produttivo. Ora, nessuno di noi, economista o non economista, conosce veramente il modello economico più adatto per il nostro futuro. Siamo tutti a riflettere su cosa sia opportuno o non opportuno fare, però alcune cose le conosciamo. Sappiamo innanzitutto che in una fase di riallocazione dei consumi, della produzione, del commercio internazionale, ci servono imprese dinamiche che sappiano investire, innovare, adattare i propri prodotti. Ci serve una pubblica amministrazione che non ostacoli questo processo, ma anzi lo sostenga, accrescendo la mobilità del lavoro e del capitale.
accrescendo la formazione di capitale umano, coinvolgendo tutte le aree del paese e tutte le generazioni. È necessario sia semplificare le regole e gli adempimenti dell'amministrazione, ma anche e soprattutto rafforzare le strutture tecniche delle amministrazioni in modo che sappiano contribuire a questo processo. Un'altra cosa che sappiamo è che siamo un paese manifatturiero, la nostra ricchezza come paese è tipicamente manifatturiera. Ora, un'inversione, se vi fosse, della tendenza alla globalizzazione è per noi un'opportunità. Se vi fosse una tendenza a reimportare delle produzioni in Europa, noi dobbiamo intercettare come grande paese manifatturiero questa tendenza, e questa di nuovo richiede imprese dinamiche e un ambiente favorevole ed attrattivo in termini di reti di comunicazione, di regolamentazione, di sistema educativo che fornisca le competenze più necessarie. In generale sappiamo che dobbiamo investire di più nelle infrastrutture, questo lo diciamo tutti, ma investire di più anche nelle tecnologie dentro l'impresa. Dobbiamo riprendere i principi ispiratori di Industria 4.0 e degli interventi sulla ricerca e sviluppo dentro l'impresa. Dobbiamo essenzialmente rafforzare il potenziale di crescita della nostra economia. Se guardate la nota di aggiornamento al DEF prodotta dal governo, vedete che nelle stime del Ministero delle economia, il potenziale di crescita della nostra economia negli ultimi anni è leggermente negativo, quindi questo è l'elemento che dobbiamo cambiare. Per cambiarlo ci serve un grosso investimento in capitale umano, questo è un tema su cui la Banca d'Italia torna spesso. Invito tutti a leggere un intervento del governatore Visco a settembre al Euro Open Forum. E in questo esigenza di maggiori investimenti fisici e umani, gli interventi europei, il Next Generation Fund è un aspetto che può essere di grandissima importanza. Il sistema bancario deve contribuire a questo processo. Negli ultimi mesi le moratorie e le garanzie hanno fatto molto. Adesso bisogna far sì che nella fase nei prossimi mesi il sistema bancario continui a sostenere gli investimenti delle imprese. Anche su questo invito tutti a leggere l'intervento del governatore all'ABI qualche tempo fa. Un problema molto grande che abbiamo davanti è quello del debito pubblico. Il debito pubblico quest'anno salirà a quasi il 160% del PIL, è forse il livello più alto della nostra storia. Qui dobbiamo avere a mente però che i tassi di interesse sono molto bassi e che questo ci aiuterà a gestire per un po' d'anni questo elevato debito pubblico. Continuiamo a emettere BTP decennali a un tasso inferiore all'1%, quindi combinando una certa crescita economica, un avanzo primario almeno l'1,5% come gli anni scorsi, potremmo abbattere il debito pubblico. Qui l'aspetto da tenere a mente è che adesso i tassi sono molto bassi, ma in qualche momento del futuro, non vicino probabilmente, riprenderanno a salire e sarà essenziale che in quel momento il rapporto tra debito e PIL sia in Italia in discesa. Un ultimo aspetto è la pandemia ha confermato l'importanza di avere un buon sistema sanitario nazionale. Questo ci ha aiutato a reggere questa crisi. Assieme a un buon sistema sanitario nazionale abbiamo una ricerca medica in Italia di alta qualità e una grande industria farmaceutica. Nell'insieme questi sono degli asset importanti per il nostro futuro. Ecco, dopo tanti anni di crescita stentata, dopo infiniti dibattiti sulle cause, i rimedi e su ciò che dovremmo fare per uscirne, può sembrare adesso difficile credere che in questo momento il nostro Paese abbia un rimbalzo, sappia reinventarsi. La cosa da tenere a mente è che l'abbiamo già fatto, nel Novecento l'abbiamo fatto due volte, all'inizio del secolo e a metà del secolo. Abbiamo avuto dei tassi di crescita che qualche anno prima erano assolutamente impensabili. La stessa resilienza del Paese in questa fase di
pandemia è un aspetto da tenere a mente. Abbiamo retto probabilmente anche meglio di altri paesi. Abbiamo dei punti di forza che conosciamo, il nostro capitale umano, la capacità di esportare i patrimoni familiari, il dinamismo di moltissime imprese. Abbiamo anche e soprattutto moltissimi giovani che adesso stiamo utilizzando relativamente poco, molti di quali sono un po' spinti ad andare all'estero. Noi dobbiamo motivarli e coinvolgerli in questo ridisegno del nostro sistema produttivo. Quindi, per concludere, ci serve da un lato molta concretezza nell'attuare quanto necessario, ma ci serve anche uno sforzo di riflessione, di invenzione su quello che è il nostro futuro. Grazie. Allora, grazie, siamo in perfette condizioni finali, non ci possiamo salutare, però ci dobbiamo rimettere la mascherina in compenso. Abbiamo fatto l'evento tutto in maschera ed ha funzionato ugualmente, abbiamo, credo, dato il giusto esempio e contributo, l'abbiamo potuto fare anche così, anche se ovviamente è più disagevole. Grazie davvero per aver chiuso nel modo migliore questa edizione di Y Capri 2020 e buon lavoro. Grazie. Allora, siamo pronti per i saluti finali.